Ciao a tutti, oggi a Pillole di K-Pop parleremo dei Mad Town. I Mad Town sono una boy band prodotta dalla Jaetoon Camp e i suoi membri sono Moose, leader, nome d'arte di Kim Sang-bae. Il nostro caro Kim scelse questo pseudonimo perché quando aveva 20 anni iniziò a utilizzare la mousse per i capelli e quindi i suoi amici iniziarono a chiamarlo Kim Mousse e da qui Mousse. Taewon, che corrisponde al suo vero nome che significa Great Leader. Igon, soprannome di Lee Kyung-tak. Questo nome d'arte venne scelto in onore del padre, il quale anche lui voleva diventare un musicista ma non ce la fece e quindi il caro figliuolo decise di prendere lo stesso nome d'arte che avrebbe preso il padre. Chota. Anche questo non è il suo vero nome, ma il nostro amico scelse questo pseudonimo come unione del suo vero nome, Jonghwa, e dell'espressione You are good. Ho-jun, suo vero nome. La scelta di usare il suo vero nome venne determinata dalla nonna, la quale gli disse che il suo nome gli avrebbe portato soldi, fama e successo. Nonna, idolo delle folle subito. Puffy, nome d'arte di Ju-hyun. Nome scelto perché suonava bene come nome da rapper. A me viene in mente subito lei, ma molto meglio lui. Ho. Nome d'arte di Song Jae-ho. Il nostro amico scelse di prendere l'ultima parte del suo nome perché, essendo quello più piccolo del gruppo, sperava che il nome Ho suonasse tenero e raggiungesse i cuori. È molto molto cute. Il 27 novembre 2013 la Jaetoon Camp fece debuttare il duo Pro-C, che starebbe per Problem Children, composto da Mousse e Puffy, come anticipazione dell'imminente arrivo del nostro amato gruppo, con la canzone Bad Memory insieme a K-Will. La canzone è molto 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 carina, però purtroppo nel video non riusciamo a vedere i loro bellissimi volti, ma già dalle ombre capiamo che saranno dei gran figli. Il 4 febbraio 2014 sempre il nostro amato duo Pro-C rilasciò la canzone Love Hearts insieme a Eli. Io adoro questa canzone, le loro voci insieme a quelle dei Lee mi piacciono tantissimo. E poi finalmente li possiamo vedere in tutta la loro enorme figaggine, ed è davvero molto 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 alta. E poi rappano. E io ho un piccolissimo debole per i rapper coreani, quindi pollice in su. Il 24 settembre 2014 la Jaetoon Camp finalmente annunciò l'arrivo del loro secondo gruppo Mad Town con una serie di immagini. All'inizio ne presentarono solamente tre: Mousse, Daewon e Igon. E il giorno seguente terminarono la squadra con gli altri quattro membri: Chota, Ho-jun, Puffy, Ho. Il 1 ottobre 2014 la Jaetoon Camp caricò sul suo canale YouTube ufficiale il teaser del singolo di debutto YOLO, video rilasciato ufficialmente insieme al loro primo album Mad Town Super Debut il 6 ottobre 2014. Allora, ve lo dico subito, loro sono super mega extra fantasticamente assolutamente fighi, senza tanti giri di parole, sono bellissimi. Già i primi piani iniziali sono qualcosa di molto interessante. Poi in ordine, Mousse con un cane che strappa cose dalle pareti, Puffy che gioca a Tetris e perde, ma non fa niente, sei talmente tanta roba che puoi perdere, Igon che legge e butta cose ma anche in questo caso non fa niente, basta che sia biondo platino e che si veda così bene, Chota che dico solo canottiera e braccia, bastano queste due parole credo. Ho che decide di seguire questa moda e si mette in canottiera pure lui. Per fortuna questo buon esempio delle braccia scoperte viene preso anche da Ho-jun. E per finire in bellezza anche Taewon si merita il suo bellissimo, fantastico primo piano. Il tutto chiaramente accompagnato da balletti e acrobazie che ti fanno capire che la Jaetoon Camp ne sa davvero davvero un sacco. Il 30 ottobre 2014 iniziarono il reality show Mad TV, terminato il 30 gennaio 2015. Il loro nome significa Noi Mad Town siamo sette cattivi ragazzi, con un appassionato spirito libero che amano la musica e che possono giocare duro. Il loro fan club si chiama Mad People. Ma cosa stanno facendo adesso?
Il 9 marzo 2015 la J-Tune Camp caricò il teaser del nuovo music video New World e dopo solo 3 giorni venne caricato il video completo ed ufficiale, che anticipava l'uscita del loro secondo mini album Welcome to Midtown. Ed è inutile, credo, dirvi che sono fighi paura. Cioè, diciamocelo, alla fine sono cresciuti con l'esempio di Rain e degli N Black. Cioè, non potevano che crescere bene. Ringrazio Elena per la richiesta. Spero che il video ti sia piaciuto. Come sempre, se avete commenti, opinioni o qualsiasi altra cosa, commentate. Tanto ormai sapete perfettamente dove trovarci. E alla prossima puntata di Pillole di K-Pop. Welcome to Midtown! 안녕하세요, Midtown입니다!